Ciao a tutti, bentornati nel canale YouTube di IndieWalt. Io sono Bruno Barbera, con me c'è Nicolò Azzolini. Ciao Nicolò. Ciao a tutti. E in questo video vi parleremo di Influx. Che cos'è Influx? È un gioco realizzato da Impromptu Games, che è un team basato in Australia, Melbourne. E questo diciamo che è il loro primo, la loro prima release grossa, tra virgolette. Prima hanno fatto una mod e un gioco per iOS. Questo invece stanno spingendo forse un po' di più. Cosa consiste questo Influx? In pratica è stato definito un incrocio tra Portal, Proteus, forse anche Marble Madness, perché si controlla questa sfera in quest'isola molto evocativa, giusto Nicolò? Sì, secondo me forse anche il punto, diciamo, più interessante dell'intero gioco, proprio questa ambientazione molto, molto evocativa, molto tranquilla, che rende il tutto molto piacevole, insomma. Sì, quindi insomma si gira in quest'isola immersa nel verde, grotte, caverne, ritorno alla natura, con queste musiche estremamente rilassanti. E il tutto realizzato tramite Unreal Development Kit, quindi Unreal Engine 3, è estremamente bello, estremamente piacevole da vedere. E poi dunque quest'isola si trovano diverse stanze di forma quadrata, sembra un po' degli Apple Store, o no, Nicolò? Sì, possiamo dire di sì. E si trovano questi Apple Store in mezzo a quest'isola, tutti insomma con delle pareti a vetri. Per entrarci però bisogna raccogliere delle specie di lucciole, delle luci che blu sparse nello scenario. Come si raccolgono? Praticamente la sfera all'inizio ha questi due poteri di base. Premendo un tasto si possono avvicinare a sé elementi dello scenario, tra cui appunto queste luci, oppure anche massi e più in là altri elementi. E invece premendo un altro tasto si possono respingere elementi dello scenario. Questo poi tornerà utile anche nella risoluzione dei puzzle, che si trovano appunto dentro questi cubi, queste stanze che sono chiuse, e per entrarci appunto bisogna raccogliere queste luci blu, raccoglierne un certo numero lungo lo scenario. Poi davanti alla stanza, davanti al cubo, c'è una specie di altare dove bisogna portare tutte queste luci che ci seguono automaticamente una volta che le abbiamo raccolte, e a quel punto si entra nella stanza e lì il gioco diventa un po' tipo Portal. Ci sono vari enigmi basati su piattaforme, rotazioni dello scenario, pedane da attivare, switch da attivare, pedane che ci fanno saltare, insomma, il solito armamentario dei puzzle in prima persona, a parte che qui però la persona è la terza. E di solito, almeno io questo gioco ci ho giocato un po', ma non l'ho finito. Nicolò invece l'ha proprio concluso fino alla fine. Fin dove sono arrivato io, praticamente gli enigmi consistono principalmente nel manipolare diverse sfere che si trovano all'interno di queste stanze per farle andare in certi punti della stanza, per fargli attivare degli switch, il tutto sia attivando degli switch che fanno ruotare le stanze, sia usando il potere di cui parlavo prima per attirare o respingere oggetti, appunto per guidare il movimento di queste sfere. Poi più avanti, non so, Nicolò, mi dicevi che c'erano anche altre meccaniche che si inserivano? Sì, diciamo la meccanica di base rimane praticamente sempre la stessa, quella appunto di portare queste palle colorate a questi switch finali. E niente, si gioca tutto sul far muovere e girare queste piattaforme. E infatti volevo aggiungere una cosa che all'interno di queste stanze, cioè gli enigmi, sono come una specie di dimensione parallela, insomma, una specie Sì. di sogno, non so, l'ho interpretato un po' così, perché quando si entra si viene portati in quest'altra dimensione. Infatti, benché abbiano delle somiglianze con poi da stanze vere e proprie che si trovano sull'isola, ci sono proprio dei cambiamenti, come il fatto appunto di queste strutture che possono girare
a 360 gradi, insomma. E sì, niente, sono un quindi... po' sospese nel vuoto, giusto? Esatto, sì, è come se fossero esatto sospese nel vuoto, in modo da permettere appunto le rotazioni su tutti gli assi. E niente, comunque ho trovato la curva di difficoltà abbastanza regolare, abbastanza giusta, quindi all'inizio molto semplice e più avanti vengono introdotti degli enigmi che sono ben più complessi, insomma, che mi hanno lasciato per un po'. Sì, poi tra l'altro c'era un po' questa cosa. Io arrivato a un certo punto ho trovato una stanza che aveva degli enigmi abbastanza complicati per me, perché c'erano tipo tre sfere di colore diverso che andavano appoggiate ognuna in un suo switch specifico, e dovevano stare tutte e tre al posto giusto al momento giusto, e bisognava metterle tutte quante nelle posizioni giuste attirandole, respingendole, ruotando la stanza. Poi se si ruotava in un senso una si aggiustava e un'altra invece si spostava da dove doveva stare. A quel punto lì, anche un po' per mancanza di tempo, ho mollato il gioco. E mi diceva anche Nicolò prima fuori onda che in un certo senso è un gioco molto bello, però si finisce per apprezzare di più gli intermezzi tra virgolette sull'isola che non la risoluzione dei puzzle in sé. Sì, non so, è una strana esperienza, nel senso che comunque la parte dei puzzle è fatta molto bene, ben realizzata e tutto, però è qualcosa probabilmente di già visto, no? Cioè Portal, possiamo pensare anche, ad esempio a me è venuto molto in mente The Ball, che era un altro puzzle dove bisognava giocare con attirare e spostare questa palla. E niente, quindi la parte per me più interessante era proprio quella di esplorare quest'isola, che dal punto di vista estetico era molto molto bella, molto evocativa appunto. Ma del resto è un po' il problema un po' di tutti i puzzle game, per esempio l'abbiamo citato molte volte, per me anche Portal e soprattutto il seguito Portal 2, preferivo molto di più gli intermezzi tra virgolette narrativi o comunque esplorativi che non i puzzle in sé, che sì, ben realizzati, divertenti, intriganti, però alla fine erano un po' un, come hai detto anche tu prima, uno stop all'esplorazione, sì, alla parte più forse più interessante, intrigante del gioco. Per cui insomma, dai, non lo so, tu lo consiglieresti questo gioco, Nicolò? Ma io sì, io lo consiglierei, comunque è molto, appunto, è molto rilassante esplorare quest'isola che è ben realizzata. E tra l'altro, vabbè, c'è da dire che all'inizio il cammino che bisogna seguire è molto lineare, no? Quindi si possono fare solo determinate cose. E più avanti invece ci sono delle zone che sono molto più aperte, quindi ci permettono di girare e esplorare l'isola un po' in lungo e largo. E quindi sì, io lo consiglierei, perché comunque le due parti che compongono il gioco sono interessanti, e sia la parte puzzle che la parte di esplorazione. Sì. Io onestamente non so se potrei consigliare, anche perché noi alla fine abbiamo provato una versione non definitiva, il gioco ancora non è stato rilasciato ufficialmente e uscirà per Windows, Macintosh e anche per iOS, leggo adesso su IndieDB. Non si sa bene quando, nel 2013, e anche su Greenlight, se volete andate a votare, però ancora non è stato rilasciato e quindi ancora non se ne conosce il prezzo, quindi bisogna anche vedere quello, nel senso, esatto, io spesso mi ritrovo ad avere a che fare con giochi anche per esempio con The Bridge, che per fare un esempio di cui abbiamo già parlato su Indie Vault, che sono giochi molto intriganti, molto interessanti, che però vengono venduti a dei prezzi che insomma uno dice aspettate un attimo, rifletteteci un attimo, magari aspettate i saldi eccetera eccetera. Diciamo che questo Influx io lo vedrei bene su un 5 euro, proprio per se però verrà commercializzato sulle 15 come The Bridge,
Non lo so, perché ripeto, il problema è quello di tutti i puzzle game, che alla fine sono sempre delle esperienze, non voglio dire di minore portata, però rischiano di diventare frustranti, di diventare troppo cervellotici. E comunque di non offrire un'esperienza di gioco così soddisfacente come si può avere in altri giochi che magari sono più narrativi oppure più basati su meccaniche arcade e via dicendo. No, c'è da dire forse due cose. Una, che comunque il gioco è abbastanza longevo. Io penso di aver impiegato 6 ore circa per completarlo, quindi comunque non è un gioco che di quelli brevi che molte volte escono e uno finisce poi in 2 ore, quindi comunque è abbastanza longevo. E poi forse questo fatto comunque di avere queste parti di esplorazione all'interno dell'isola in qualche modo ti invitano a risolvere gli enigmi, almeno così è stato per me, nel senso. Se fossero stati degli enigmi uno dopo l'altro, senza alcun filo logico, insomma, probabilmente mi sarei annoiato a metà, avrei lasciato perdere. Invece così dicevo: ah, vabbè, finisco questo livello, così poi posso tornare a esplorare e vedere cosa ha da offrire l'isola. Perché comunque, a parte il fatto della pura esplorazione, comunque ci sono parecchi momenti all'interno del gioco cioè, molto, molto belli, molto interessanti che, insomma. Ma anche all'interno delle stanze degli enigmi o No, no, solo solamente all'interno della, scusa, solo nell'isola all'esterno? e all'esterno delle stanze. Quindi insomma, niente, diciamo, se verrà commercializzato dai 5 ai 10 euro, fateci un pensiero, sui 15 pensateci molto bene, e poi vedete un po' voi che cosa dovete fare. E niente, io la chiuderei qui. Io sono stato Bruno Barbera, con me c'è stato Nicolò Azzolini. Ciao Nicolò. Ciao a tutti, grazie per averci seguito. Grazie anche da parte mia per averci seguito. Mi raccomando, commentate il video, iscrivetevi al canale YouTube, commentate sul post su Indie Vault, insomma, tutte le solite cose. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao 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 ciao.